A stagione estiva oramai avviata, gli stabilimenti balneari tracciano i primi bilanci della conversione plastic free. Parliamo di spiagge, stabilimenti appunto nei quali la plastica e gli oggetti realizzati con questo materiale sono stati messi al bando, sulla scia della direttiva europea che impone di ridurre la plastica usa e getta entro il 2021. Posate, piatti, bicchieri, cannucce, eccetera, da sostituire con prodotti realizzati in materiali biodegradabili e compostabili che finiscono direttamente nell'umido. Ma come funziona uno stabilimento plastic free? Lo stabilimento plastic free si caratterizza per la sostituzione dei bicchieri, per esempio, di plastica con i bicchieri compostabili, le cannucce, vassoi, posate, per cui da un lato c'è questa attenzione a sostituire i prodotti dove possibile, dall'altro lato c'è un incentivo alla raccolta differenziata. Stiamo trovando delle difficoltà perché c'è un eccesso oramai di domanda. Le imprese produttrici di questi prodotti si stanno trovando in difficoltà e molti ordini non vengono evasi proprio per la difficoltà a trovare la materia prima per soddisfare questo aumento che c'è stato di domanda di prodotti biodegradabili e compostabili. Il problema è che gli imprenditori del settore lamentano costi quadruplicati e ostacoli eccessivi, e finché i divieti si concentreranno solo sulle spiagge, il problema della plastica non potrà mai essere risolto. La maggior parte della plastica nei nostri mari viene dai fiumi. È fondamentale naturalmente una sinergia di carattere globale. Per esempio, per quanto riguarda la plastica, noi abbiamo l'esperienza norvegese utilizzata anche dagli altri paesi del nord Europa, per cui si arriva alla dispersione solo dell'1% della plastica che viene prodotta e consumata. Il 94% viene riciclato sulla base del vuoto a rendere. Nel momento in cui c'è anche 10 centesimi che uno ottiene restituendo una bottiglia di plastica, noi abbiamo ottenuto, diciamo, il risultato desiderato del riciclo e quindi del riuso della plastica per l'imballaggio, per altri tipi di per l'edilizia, per esempio. Comunque, nonostante le difficoltà, le spiagge plastic free si sono moltiplicate. Tra le prime località si è distinta Rimini, che già dallo scorso 15 aprile ha vietato l'uso di contenitori in plastica usa e getta. Tutta l'Emilia Romagna ha messo a punto un progetto chiamato Plastic Free 2023, che prevede politiche analoghe, così come ha fatto anche buona parte del litorale ligure. Quali allora le regioni più virtuose? Devo dire che un po' tutte, dalla Sicilia alla Puglia, alla Toscana, alla Calabria, quasi tutte le regioni si sono impegnate, moltissimi comuni. C'è però diciamo, una diversità. Alcune regioni e alcuni comuni hanno emanato delle ordinanze di divieto, altre regioni invece si sono orientate per dei protocolli di intesa, come la Toscana. Si chiama Pelagos Plastic Free invece il progetto dell'Isola d'Elba, dove i comuni hanno scelto prodotti riutilizzabili o compostabili anche nei supermercati. Stessa linea per altri litorali come quelli delle Marche e del Lazio, dove a Sperlonga, ad esempio, si accede solo con borse della spesa e contenitore di carta. E in Campania, a Ischia e Capri, multe salate fino a 500 euro per chi usa prodotti non riciclabili. Politiche analoghe sono state adottate anche in Sardegna, da Olbia a Stintino fino a Carloforte, e in Sicilia, dove i divieti a San Vito Lo Capo sono scattati il 1° maggio scorso, mentre a Taormina entreranno in vigore da agosto.